partiamo dalla cultura. Sembra essere l'unica voce cittadina non in decadenza, grazie all'apporto soprattutto di enti e privati. Sicuramente avrà già individuato il suo assessore alla cultura. Chi è? Il mio assessore alla cultura vorrei essere io, ovviamente, ma non è questione di uomini, è questione invece di inquadrare il problema della cultura. Se la cultura è un fatto di tutti, dobbiamo cominciare dai teatri, dalla fruizione dei luoghi della cultura. E per esempio una ferita al cuore aperta è il Teatro Mediterraneo, che sta ancora così, mentre potrebbe essere un contenitore culturale di alto profilo e anche di aggregazione culturale. Ci sono tanti circoli, tante realtà, tanti teatri, tanta gente che fa poesia, che scrive. La verità no, perché se abbiamo talmente così tante energie da questo punto di vista, che la cosa più importante è metterle in rete. Io ho puntato molto sulla cultura, l'ho messo tra i primi punti, per ridare un senso di appartenenza alla città dobbiamo ridare spazio, gli spazi ai cittadini per la cultura e mettere in rete queste energie. Credo che da questo punto di vista i numi ce ne siano così tanti che non voglio mancare di rispetto a nessuno di loro. No, rispetto alla squadra futura non ho ancora identificato le figure professionali che dovranno portare avanti questo discorso. Sicuramente posso assicurare che ci saranno adeguate competenze, che poi è la vera sfida della prossima amministrazione, avere persone giuste al posto giusto. Beh, questa è una domanda che va oltre, diciamo, questa fase, siamo nella fase della scelta del candidato sindaco. Sicuramente io posso dire che Peppino D'Urso sta facendo un buon lavoro su questi temi e quindi su questo versante partiamo da un lavoro ben fatto, anche d'intesa con la struttura dell'assessorato e con anche le associazioni che si sono impegnate in questo campo. Franco Mercurio. Chiacchiere non parole, diciamo, una struttura in disuso pubblica già individuata da convertire ad uso culturale in favore di chi o di che cosa? L'ex distretto militare potrebbe essere una sede ideale per esempio per il volontariato. Tutte le associazioni di volontariato potrebbero confluire lì e fare una casa del volontariato, come hanno già fatto a Milano del resto, lì già il sindaco Pisapia ha provveduto a destinare un'area di questo genere per fare una casa del volontariato. Si potrebbe fare anche a Foggia. Potremmo anche partire per esempio da Pantanella, perché potrebbe essere una struttura polifunzionale dove i cittadini si incontrano per fare sport e fare cultura. Pensare a luoghi dove si fanno contestualmente attività sportive, attività di concerto per i ragazzi, per le band che sono obbligate ad andare a suonare nelle campagne o altro. Noi abbiamo bisogno di questi punti d'incontro. Noi abbiamo alcuni esempi in questo senso, parlo anche della stessa Pinacoteca 900, che potrebbe essere messa a disposizione di delle numerosissime associazioni che sono la parte viva sotto l'aspetto culturale della nostra città. E l'inaugurazione proprio oggi del Cineporto incrementerà di contenuti l'azione culturale. Beh, qualcosa la stiamo già facendo, l'Auditorium Santa Chiara, che sicuramente verrà potenziato attraverso il rapporto con la Fondazione Apulia Felix. Lavoreremo in questo campo su altre due strutture, il Teatro Mediterraneo soprattutto e l'anfiteatro che è a Parco San Felice. Il vecchio distretto militare da convertire in cittadella della cultura e del volontariato.